Infatti Giorgio Campanini era pubblicista, non professionista, aveva fatto il tipografo alla Gazzetta di Parma e contemporaneamente, data la passione per il giornalismo, aveva iniziato a scrivere, faceva il corrispondente da Reggio di Sport, sulla Reggiana, aveva scritto parecchio anche, sì, la Reggiana più o meno, insomma, era stato... È andato in pensione prestissimo, poi credo proprio a 48 anni, così mi raccontava i tempi con Marco Gibertini. È una bella persona. Poi. Insomma, era stato un capisaldo di Telereggio come collaboratore, come sì, diciamo. Pubblicista, ma senza mai magari dare l'esame, ma insomma, può cercare di farlo da quando era andato in pensione, appunto da prestissimo si era dedicato al giornalismo, diventando uno dei volti più amati dai reggiani. Amava proprio fermarsi con i tifosi a dialogare sulla Reggiana, la sua grande passione. 3 settimane fa aveva partecipato a una cena in montagna ricevendo la cittadinanza onoraria del Crinale, insomma. Vediamo qua. Point of news. Eccolo qua. Buongiorno Reggio, pianeta cane, mongolfiere. Sul discorso che fosse andato in pensione a 48 anni, può anche darsi che mi avesse preso in giro Marco Gibertini, ma io non credo. Non credo perché erano tempi in cui magari si poteva andare presto in prepensionamento, chi lo sa. Giornalista pubblicista, dice. Fondatore di Radio Reggio. Non sapevo. Era bisnonno, ok? Quindi la passione per l'Appennino, la passione per il calcio. Con Gibertini si scherzava sul fatto che fosse stato calciatore di basket, non credo lo fosse stato. Avrei voluto raccontarlo. Poi sì, sapevo che non stava bene, non ho neanche insistito. L'ho scritto 3 anni fa.
Questo è il post che ho visto. Foto del 2006, detto. C'è la Luca Fornaciari, Francesco Severini. Brando Campaldi, Giorgio Campanini, eccolo qua. Gianni Parigassi. Gianni Parigassi che è stato lavorato in biblioteca. Telereggio, la magia di Telereggio. Eccolo qua su Twitter. Tantotto che è diverso. Ma di fatto non lo usavo. Ecco, entro dal profilo dove non ho l'amicizia, e quindi sulle cose visibili a tutti, vedete. Insomma. Eccola qua la battaglia. Ripeto, qua non ho amicizia. Ah sì, sua battaglia. Parlava degli arabi, del cartello grigio, insomma, ciascuno è proprio.
Eccolo qua. Giorgio Campanini. Grande passione per le opinioni, proprio il parlare con i tifosi della regione, il fermarsi, soffermarsi. Mancherà a tutti. Gli avevo chiesto anche la sua storia anni fa, ma poi insomma non stava benissimo, quindi condoglianze ai familiari.